La terza attività del modulo 1 del nostro corso prevede l'implementazione della mappa avviata con software Autore LIM mediante l'introduzione di un video. Il video possiamo crearlo o scaricarlo dopo averlo cercato ovviamente su internet e possiamo inserirlo in modo che sia utilizzabile online e offline. Vediamo le varie opzioni. Cominciamo con il cercare dei video in rete. Dove trovarli? Ma ci sono un'infinità di siti dedicati all'educazione che contengono video, quindi possiamo cercare in modo specifico o possiamo iscriverci in community di scambio. Qui siamo in un social network, ad esempio, dove troviamo delle indicazioni riferite a diverso materiale innovativo e ci sono anche indicazioni sui video. Ad esempio potremmo seguire il suggerimento della nostra amica Kika che ci suggerisce questo articolo su Getting Smart, 40 fonti per cercare video educativi. Ed eccoci dunque sulla pagina di Getting Smart con i 40 indirizzi che ci rinviano a 40 siti che contengono una quantità notevole di video. Tra i siti che possiamo evidenziare, EduTube, TeacherTube, YouTube Education. Possiamo considerare il portale dedicato da YouTube alle scuole, all'indirizzo www.youtube.com/school. Portale YouTube dedicato agli insegnanti all'indirizzo www.youtube.com/user/teachers. Va bene anche considerare il canale generalista di YouTube, dove certamente ci saranno anche tante sciocchezze ma ci sono anche tanti materiali utilissimi. Possiamo inserire una parola chiave per la nostra ricerca e cercare i materiali che ci interessano. Inserendo come parole chiave Ungaretti Porto Sepolto, trovo questa interessante intervista al poeta. Il libro così, Porto Sepolto, e poi una parte dell'Allegria l'ho scritta in trincea, e l'ho scritta su due pezzetti di carta che mi capitava ad avere, sul involucro delle pallottole, sul cartone, su delle cartoline, e così nel pericolo fra e l'altro, no? Inserendo come parole chiave lettura Divina Commedia, trovo questo interessante documento con un'interpretazione di Carmelo Bene. La bocca salvò dal fiero pasto quel peccator forbendola i capelli del capo che gli aveva dietro guasto. Poi cominciò: tu vuoi che io rinnovelli, disperato dolor che il cor mi preme, già tu pensa. Inserendo come parole chiave interviste impossibili, trovo un'interessante serie prodotta da Radio Rai alcuni anni fa, ma ancora molto attuale, con interviste immaginarie a personaggi molto famosi, come ad esempio Marco Aurelio. La parola di cui tanto sentiamo il bisogno. Prima di tutto, principe, preferisce conversare in greco o in latino? Un principe, ma un collo in grece a latine. Graeche me cucumarie. Stesso preferisco discutere in greco con gli estranei, il latino. Lei ha messo il dito nella piaga. Tra le risorse disponibili in rete ci sono i siti Rai, come ad esempio raiscuola.rai.it, diviso per categorie entro le quali possiamo trovare diverso materiale utilizzabile per
le nostre lezioni. Ho ancora questo sito messo a disposizione dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con risorse video. Insomma, tutto deve finire col combinare e con dare la sensazione che si è espressa la politica, no? Non si è mai espressa veramente, si è sempre scontenti, no? Si è sempre scontenti, no? Si vorrebbe che fosse detto diversamente, ma la parola è impotente. La parola è impotente, la parola non riuscirà mai a dare il segreto che è in noi, mai lo avvicina. Ma vediamo come inserire il video trovato su YouTube, ad esempio, nella nostra presentazione realizzata col software Autore LIM. Una semplice operazione che possiamo fare è copiare l'indirizzo, possiamo farlo dalla barra qui in alto, indirizzo del video, oppure possiamo farlo tramite un link di condivisione, quindi copiare questo indirizzo e trasferirlo come collegamento ipertestuale nel nostro documento. Nel documento che ho preparato con il software Autore LIM, in questo caso sto usando Olibord, clicco sull'immagine che decido di linkare, attivo il menu e seleziono collegamento ipertestuale. Inserisco qui l'indirizzo precedentemente copiato. Attenzione, osservate che l'indirizzo presenta caratteri maiuscoli e minuscoli e YouTube adotta un sistema case sensitive, cioè se viene variata questa corrispondenza tra caratteri maiuscoli e minuscoli non viene riconosciuto l'indirizzo come valido. Succede che i caratteri maiuscoli vengono riportati in minuscolo e YouTube non riconosce l'indirizzo. Quindi una volta che io avrò attivato il collegamento, provando a cliccare sul link, riceverò un messaggio di errore. Il problema è risolvibile molto facilmente ricorrendo a un cosiddetto shortener, cioè una di quelle applicazioni gratuite che troviamo online che riducono gli indirizzi per renderli più sintetici. Nel nostro caso non ci interessa tanto rendere l'indirizzo più sintetico quanto evitare i caratteri maiuscoli. Alcuni shortener riducono gli indirizzi utilizzando solo caratteri minuscoli. Quello che stiamo vedendo è uno di questi. In questo riquadro incolliamo nuovamente l'indirizzo con i caratteri maiuscoli, clicchiamo su accorcia e ci viene restituito questo codice che presenta numeri e lettere in carattere minuscolo. Copiamo l'indirizzo e riproviamo modificando il collegamento ipertestuale. Eliminiamo il collegamento precedentemente inserito, inseriamo il nuovo indirizzo, scegliamo l'opzione oggetto, rendiamo linkabile l'intero oggetto, confermiamo cliccando su OK. Vediamo se questa volta funziona. Clicco sull'oggetto. E raggiungo correttamente la pagina che avevo scelto. Dopo aver creato un collegamento ipertestuale esterno nel mio documento realizzato con il software Autore LIM, voglio provare a inserire un video direttamente all'interno del documento. Vediamo come fare. Voglio dunque registrare, scaricare il video trovato su YouTube sul mio computer per inserirlo nella presentazione realizzata con il software LIM. Come fare? Al solito parto dalla condivisione dell'indirizzo. Clicco per copiare l'indirizzo. Posso utilizzare un'altra applicazione gratuita che trovo online, come ad esempio keepvid.com, che mi consente, inserendo in questo riquadro l'indirizzo prima copiato, mi consente di scaricare il video. Dopo aver inserito nel riquadro l'indirizzo, clicco su Download.
Attenzione, perché qui trovo due download in questa pagina. Questo download now, attenzione, è una pubblicità. Il download vero è questo pulsante più piccolo. Dopo alcuni secondi durante i quali la piattaforma processa la mia richiesta, viene fornito un elenco di file e tutti scaricabili, tra i quali posso scegliere. Siccome sto utilizzando il software Olibord, ho verificato precedentemente che un formato che non crea problemi nel caricamento nel documento è il file flash FLV, quindi avvio il download di questo file. Attendo che il download sia completato nella cartella predefinita per il download, ovvero nella cartella che indico io. Torno nella mia presentazione che sto realizzando con il software AutoreLIM e dal menu Inserisci seleziono Inserisci supporto e scelgo l'opzione da file. Cerco nella cartella dove ho registrato il video, lo seleziono e clicco su Apri. Il video viene inserito come oggetto in una finestra. Questa finestra e quindi l'oggetto contenuto possono essere modificati. Una volta definita la posizione, il documento diventa interattivo e posso lanciarlo. Il primo libro di poesie, Porto Sepolto, e poi una parte dell'Allegria l'ho scritta in trincea, e l'ho scritta su quei pezzetti di carta che mi capitava ad avere, sull'involucro delle pallottole, sulle cartone. In definitiva, riorganizzo la pagina in modo tale da riordinare i contenuti. Quindi avrò questo video inglobato all'interno del documento, avrò un video come link esterno che vado a caricare dalla rete, posso procedere al salvataggio del documento. Ora verificare se effettivamente il file video è stato inglobato nel documento. Per fare questa verifica cancello il file dalla cartella in cui era stato registrato. Dopo aver cancellato il file provo a rilanciare il play all'interno della presentazione con il software AutoreLIM. Verifico che funziona correttamente, che vuol dire che ho creato una mia presentazione portatile con file embeddati all'interno.